No, non inquadra bene. Guarda qui, guarda qui. Guarda che selezione di carne ci hanno fatto sto giro. Guarda che meraviglia. Gira, gira sta telecamera. Amici di Braciami Ancora, benvenuti a un nuovo video. Oggi sfida tutta italiana. Cercheremo di capire, uno, se ci sono differenze tra la Chianina e la Maremmana, che sono due monumenti della gastronomia carnivora italiana, due razze italiche, due razze DOC, due razze toscane che più toscane non si può, così tutti gli amici toscani saranno contenti che oggi non parlo di carne ma arezzata, e poi cercheremo di capire quali delle due è meglio, non secondo me, ragazzi, ma secondo Otto Palati. Eccoli qua. Se volete partecipare ai miei video, mi dovete seguire su Instagram, perché io le call to action, le convocazioni le faccio là, quasi sempre arriva gente normale. Stavolta non ci sono proprio riuscito perché lei normale non è, lui nemmeno. Sto giro mi ha detto male. Francesco, adorabile amica mia, se finisce in parità decidi te, ok? Ovvio, ovvio. Beh, però la loro tavola è vuota, allora io vi presento Matteo. Ciao ragazzi! Ciao Matteo, tu sei il proprietario della baracca? Ci Senti, provo! questi hanno fame, fammeli mangiare, poi ti presento, dico dove stiamo, ok? Dai, portagli Assolutamente, ci qualcosa. penso io a fargli l'aperitivo a questi Beh. ragazzi. Eccoci ragazzi, allora si parte con un po' di salumi di Cinta Senese. Oh, tutti allevati qua intorno, allo Stato Prato. Fermo qui. Tu da dove vieni? Carfagnana. La Carfagnana non esiste. Ecco. Quindi la tua ma la mangio io. Dai ragazzi, buon appetito. Torniamo ad arrivare nei bistecche serie, dai. Mentre questi si scofano l'aperitivo, vi spiego dove stiamo, che facciamo, il perché, il per come e per quando, dai. Matteo, mentre i nostri amici si ingozzano il tuo aperitivo toscano, diciamo bene dove stiamo. Antico Casale di Scanzano a Scanzano, cuore della Assolutamente, Maremma. Nel cuore più pulsante della Maremma. Questo è un posto pazzesco, questo qui, dove tu fai tutto menù toscano, tanta Assolutamente. carne, carne frullata, carne di ogni genere e sorta. Oggi però focus su Fiorentina e Chianina. Che ci hai selezionato di buono? Allora, oggi ho selezionato. Loro non devono sapere, se non indicare, non indicare, dici che ci hai selezionato. Allora, oggi vi ho selezionato una bella maremmana allevata qui in Maremma. Sì. E una bella chianina IGP sempre allevata qua da noi. Tu hai preferenze su una o sull'altra? Io sì, ce l'ho una preferenza, su però quale? Me la dico. Non la dici? No, la tengo per me. Chianina e Maremmana sono sì razze italiche, sono sì entrambe razze tipiche di questa regione della Toscana, ma hanno delle differenze e ce le spiega un amico di Braciami Ancora che sarebbe voluto venire, ma non è potuto venire perché aveva da fare. Sentite qua. Ciao Michele e un saluto a tutti gli amici di Braciami Ancora. State mangiando delle bistecche eccezionali, come eccezionali sono gli animali dalle quali provengono. Chianina e Maremmana, infatti, sono due antiche razze di origine podolica che hanno delle caratteristiche in comune e qualche peculiarità. Tutte e due le razze hanno un libro genealogico che viene gestito da ANABIC, l'Associazione Nazionale dei Bovini Italiani da Carne. Le caratteristiche che le contraddistinguono le rendono uniche. Della Chianina, la cosa più particolare che posso raccontarvi è il gigantismo somatico. Questa razza, infatti, non smette mai di crescere. O meglio, la produzione di somatotropina non viene mai interrotta nell'arco della vita. Proprio per questo motivo abbiamo avuto dei tori in popolazione che sono arrivati anche a dei pesi record come Donetto con i suoi 17 quintali e mezzo. Per quanto riguarda la Maremmana, invece, la cosa che maggiormente la distingue è la grandissima adattabilità al pascolo. Infatti, praticamente tutti gli 11.000 capi che rappresentano la popolazione totale di questa razza sono allevati allo stato brado e semibrado. Ora, al di là del tipo genetico, che è quello che ci spiega in qualche modo qual è la vocazione di questi animali, la grande differenza nelle carni, spesso e volentieri, è data dall'alimentazione di questi animali, quindi da che cosa mangiano. Dunque, se è vero che noi siamo quello che mangiamo, questo è vero anche per gli animali in produzione zootecnica. Parliamo a bassa voce così non ci sentono. Questa è una bella chianina. È una meravigliosa chianina. Ragazzi, ha tutte le caratteristiche della chianina. Bella, vediamo un po'. Ci rimane la ditata. Bello, ci rimane la ditata, vuol dire che è una bella bestia adulta. Molto interessante come prodotto. Spettacolare. Che dicono i turisti, diciamo gli avventori del ristorante quando vengono qua? Che devono ritornare. Tra l'altro tu c'hai anche le camere, vero? Assolutamente, cioè abbiamo 30 camere e 22 appartamenti. Quindi possono venire, mangiare, bere e vanno a dormire. E vanno a letto. Poi abbiamo pure la Beauty Farm, col centro benessere. Nient'altro. Pure le piscine fuori, dentro e i cavalli. Non male la Maremma, ok? Dovrei frequentarla di più. Quindi questa, amico mio, da cruda te la promuovo. Perfetto. Questa invece è una bella maremmana. Maremmana.
La marimana vera, vera, eh? Mi sembra un po' più giovane come bestiolina. Sì, questa qui era una scottoncina, quindi esatto, macellata a 15 mesi circa. Allevata qui vicino a noi, tra l'altro. La sfida è questa. Io lo so che tu c'hai tantissime carni, selezioni da tutto il mondo. Hai oggettivamente una bellissima selezione, ma oggi noi ci concentriamo sulla Toscana. Cottura al sangue della marimana. Come giusto che sia. So curioso di vedere loro che dicono. Vai. Oh, piatti differenti non devono sapere. Amica mia, ti è piaciuto il vino? È rimasta? Tieni, qua. No, non è il mio bicchiere. Non no, no, è il tuo. Non no, stati... non ci prova. Senti un po', de dove saresti te? Sono veneta. Ah, a posto così, stai bene. Senti, guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, piccola descrizione tecnica delle bistecche che ci andiamo a mangiare. Una è più giovane, una è meno giovane. Lo sai da che si riconosce? Infila il dito nella carne, infila. Posso infila. Masturbarle? Sì, sì, esattamente. Sì, sì, vai, vai, infila. Spigni. Ok, bene. Okay. Guarda, non torna su. Vuol dire che è una bestia adulta. Infila qui. Sì. Vedi che questa è più elastica? Vuol dire che questa è una bestia più giovane. Però non ti dico qual è chianina, non ti dico qual è marmana, ok? Ok. E andiamo a cuocere. Cioè, ci sta l'universo mondo e tu stai a mangiare il pane. Ma questo è il pane di qua, eh? Quello sciapo senza sale. È bello, buono. Ti piace? Eh certo, ah, tutto sì? So ben di Dio. No, 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 ma cuoce queste. Ci vuoi accompagnare o vuoi rimanere qui? No, vengo con voi. Dai, ah, su. Vuoi portare il vino? Ovvio. Pensa di grigliare queste, dovremmo farci un tortellone. Arriva subito. Oh, da un bel tortello. Quale tortellone? Antipasto, tortellone, ma come ci arriva la carne? Qua non mangia nessuno. Senti, questo me lo devi soddisfare, gli devi portare un po' più da mangiare, ok? Oh, ma maschio, a me fammi mangiare, Amici di Braccia Ancora, non sempre le selezioni vengono bene, ok? Ogni tanto mi esce il matto. Notare la professionalità, eh? Etichetta sempre rivolta verso i commensali, bottiglia ferma. Però io sono criminale, mi devi fa. È rosso. È buono. Che sarebbe tutta sta roba? Questi sono tortelli. Chi fa? È fatti ieri da mia nonna. Questi. Buoni, originali, curacuti. Cinghiali. E qui non mancano. Ragazzi, non ve li meritate, ma ve li portiamo lo stesso. Vai ragazzi. I tortelli fare in mano. Sentite che tortelli fa la mia nonna, vai. Posso, dottore? Grazie, gentilissimo. Tu sta faccia ce l'hai sempre così o solo quando vedi i tortelli? Quando vedo i tortelli. Quando vedo i tortelli mi viene questa faccia. Vabbè, vai, te lascio i tortelli, ciao. Francesca, oggi mi sei un po' assente, come mai? Mi sono un po' persa. Perché qua c'è una selezione di vini molto figa e quindi io sto assaggiando i vini che propongono. Quindi sono fighi oltre per la carne che per il tortello anche. Aspetta. Quindi sono fighi per la carne, per il tortello. Quindi sono fighi. Lo dico io. So fighi per la carne, per tortello, per nonna e per il vino. So fighi per tutto. Ti smezziamo se sto tortello. Che carini, se smezziamo il tortello. Se smezziamo un sacco di cose ultimamente, pure troppe. Questi ne abbiamo fatti, noi siamo buoni, eh. Dici. Questa è nonna. Vai, vai, vai. Che io vuoi dire? Mortacci quanto è buono. Ah, ragazzi, venite qua, il tortello d'obbligo, eh. Poi veniate il bistecone, ma prima il tortello. Mortacci quanto è buono. Ti assaggia? E Giulia, ciao, senti, no, tu mi stai particolarmente simpatica. Ti ho portato pure la pappardella, va bene? Oh, ma solo per te, eh. Soprattutto te, non allungare le mani, e io? Che la è solo per lei. Qui c'è disparità. Vabbè, belli da una parte e brutti dall'altra. No, ok. Niente, andatevene tutti via, va. Matteo, io più sto in questo locale più mi sto innamorando di te, del posto, del cibo, della ciccia, tutta la splendida famiglia che ruota intorno a questa attività. Ma d'altronde quant'è che la tua famiglia lavora qui? Dall'89, io sono la terza generazione. Concentriamoci quindi sulle bistecche, noi faremo così. La chianina, okay, la metteremo su un piatto tondo. Perfetto. La marimana sul piatto quadrato. Aggiudicato. E poi scambiamo gli ossi, va bene? Per confondere, perché magari qualcuno... Che vuole far furbo, qualcuno dice, sgama, qualcuno capisce, quindi noi gli scambiamo gli ossi e vediamo come reagiscono. Vai. Adesso ti lascio, questa è la tua postazione. Assolutamente. Cioè, se io vengo nel ristorante ti trovo qui? Che grigli? Anche di là, da tutte le parti. Fantastico, dove c'è fuoco ci siete. Assolutamente. Vai, inizia a grigliare, cottura al sangue. Come è giusto che sia. Thank
chi? Ci sei venuto da Roma, stai, tu lo so che sei cattivissimo, che mordi a coltelli in senso metaforico, ti stai divertito? Io te lo dico subito, mica sotto le quattro dita è Bresaola? Sì, 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 no, ti preoccupi. Ah, so quattro dita, so quattro dita, so quattro dita. Sì, decisamente. Ah, che bella, il colore. Facciamo il cambio dell'osso, vai. Osso della chianina, della marmana, osso della marmana, della chianina. Così li freghiamo, li confondiamo, ragazzi. Che ci hai messo? Bacche di ginepro. Bacche di ginepro, alloro e rosmarino. È servita proprio con le botaniche della Maremma. Metodo toscano, metodo maremmano. Assolutamente. Benissimo. Noi l'assaggio, le differenze di gusto le facciamo prima, perché non voglio che mi sentano i nostri commensali. Questa è la maremmana. Maremmana. Assaggiamo sta maremmana. Poi senti anche a me. È molto tenera. È molto 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 delicata. È molto 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 raffinata. È proprio una... sembra una passata di seta. Buona. Te ne mangeresti 3 kg? Tranquillamente. Pure 4. A voglia. È molto nature. Assaggiamo la chianina. Chianina. Ragazzi, questa è la chianina. In bocca si sente che è bestia più adulta questa. Più carnosa. C'ha un po' più di personalità. Questa, come palatabilità, secondo me pizzichino superiore. Ora portiamola senza sale. Voglio che l'assaggino senza sale, ok? A mio avviso, se io dovessi scegliere tra le due, sceglierei la chianina. Te? Sono buone tutte e due, ma io so per la maremmana. Non sei per la maremmana, vedi? È il bello dei palati, no? Maremmana contro chianina. Adesso voglio vedere i vostri palati che decideranno. Buon appetito. Là c'è la bistecca, lì devi guardare. Lì, lì, lì. Giulia, guarda, adesso ti faccio vedere di solito come fanno qui in Maremma, quando arriva sta bistecca, ci mettono un filetto d'olio, poi prendono il sale e ci mettono un po' di sale, okay. E poi c'è l'oste o il grigliatore che ti dice in accento toscano, buon appetito, mangia, da te la fa, okay. Vai. Interessantissimo, bene, prendo questo, tu mangiati quella, grazie. Ragazzi, e al grido di la patata sempre sia lodata, un po' di patata al forno. Fra, puoi mangiare tutto quello che ti pare? Guarda che bella. Madonna santa. Questa è bella, questa è bella. E poi arriva quell'altra. Wow. Oh, Matteo ce le scaloppa. Matteo, ma tu senti delle differenze pure al taglio? Sì, assolutamente. Di un po'. Questa per esempio? Questa è più terra, come il burro questa. Guarda, io ti consiglierei prima questa e poi questa. Okay. Però guardate ragazzi, cioè, c'è una guardate differenza. La differenza di colore, è evidente, no? Sì. C'è una differenza di colore, nonostante tutte e due siano state cotte rigorosamente al sangue. Sì,
Sicuramente questa è più tenera di questa. Di quale te ne mangeresti di più? Allora, qui stiamo parlando di assaggi senza olio, senza sale, senza niente. Impurezza. Impurezza. Lo dico a modo mio, Michele. Sì, sì. È più complessa. Questa okay? Qui? Sì. Se me la immagino con un pochetto di sale, questa. E senza sale? Preferisco questa. Ma questa è la chiavina. E questa è la maremmana. Questa è la bestia più adulta e questa è la bestia più giovane. Sono entrambe buone. No, no, rappresentano la carne italiana. Questa è la nostra espressione carnivora. Ragazzi, devo farvi i miei complimenti perché non vi dà una lira, ma vi siete mangiato tutto. Questo amico Garfagnino non si mangia, è decorazione, ok? Lascia perdere. Però adesso mi dovete dire quale delle due avete preferito e datemi pure qualche motivazione perché sono curioso. Tonda o quadrata? Io voto tonda. Ma il gerba è più morbidina, io... Ti è piaciuta la tonda? Sì, ma avete levato 10 anni di vita. Ma t'avemo dati 10 anni di vita, che t'avemo dati, dai. Io sto a morire, ragazzi. Quadrata. Quadrata. Perché ti è piaciuta la quadrata? Bella morbidezza su tutte e due. Due molto simili di morbidezza, ma... Ciao, qualcosa. E diciamo, tu sei un ristoratore, sì. Toscano. Quindi qualcosina, certo, in teoria. Tonda. Tonda, perché? Anche in grasso, perché ha il sapore più delicato. Quadrata. Ti piace? No, quadrata. Tutta lì. Quadrata. Si vedono dal mio faccino. Quadrata. Esatto, delicata, apposta. Esatto. Quadrata. E perché? Perché si sente proprio quella cosa rustica, antica, di carne buona, bella, c'ha un bel sapore, più piace a me. Ecco. Scusa più. Giulia, girati un attimo. Quindi, tonda, quadrata, tonda, quadrata. Sa più di maschio, più di... Tutto chiaro. È stato bravo, t'ha importunato, no? Bravissimo. Perfetto. Quadrata. Ti è piaciuta la quadrata? Sì, assolutamente. Perché? È più. A posto, è più maschio. Fine. Sto ancora mangiando. È facile. O tondo o quadrata, non te puoi sbagliare. Ma ci stavo ragionando. Lo so, non so. Però dopo la quadrata. La quadrata? Sì. Va bene. Sembra più morbida, più succosa. No? Sa più di carne, secondo me. Io sono più sul tondo. Tu sei più sul tondo. Ok, perché tondo? Perché mi sembrava più saporita, più delicata, più morbida. Okay. Franchino criminale. Ma io sinceramente ho gradito tutte e due. Non avevo dubbi. Io sono d'accordo con un po' tutti. Cioè, nel senso che il piatto quadrato era quella un po' più saporita, ok? Quella invece nel piatto tondo un pochino più morbida, più leggera, più tenue, più morbida. Un po' per tutti i gusti. Io ho preferito quella tonda. Che poi, guarda, voglio esagerare. Secondo me nel piatto tondo c'era la chianina e nel piatto quadrato c'era la maremmana. Non lo so, questo non lo so, intanto io ho detto. Va bene. Chi vota per la quadrata? Eccolo. Allora, 1, 2, 3, 4. Chi vota per la tonda e altri voti è finito 4 a 4. No! Che avevi votato te? Questo faccino che te trovi, perché hai votato? Lo devo dire. Uh-huh. Per la chianina. E quindi 5 a 4 vince la chianina. Figa sta roba. Figa sta roba. Che ne so io quale vai tenendo? Devo dire che mentre assaggiavano, uno di loro aveva intuito che avevamo fatto lo scambio dell'osso. E guardate come ha reagito. Premio Oscar! Cace sta cazzim! Lei è Elisa, è la compagna di Matteo. Insieme a lei abbiamo selezionato tutti questi 8 che sono venuti qua. E lì cambiamo mestiere. No, la parte. Il mondo prima di niente. Basta, non lo faremo più. Fenomeni da baraccone, ne volemo più, gente normale. Basta. Caro Matteo, la brace si sta spegnendo, abbiamo mangiato praticamente tutto e bisogna fare delle considerazioni finali, no? Di questa sfida praticamente tra maremmana e chianina. Tra l'altro ho trovato questo quadretto qui nell'angolo del tuo ristorante che spiega esattamente quello che ci ha detto l'esperto prima, la differenza tra chianina e maremmana. Guarda, alla fine c'è stato un equilibrio sostanziale. Questo vuol dire che alla fine i gusti sono gusti, ognuno ha le sue, fa le sue scelte, no? Certo. Salpato, praticamente un 4 a 4. Certo, a me mi è piaciuta un po' più la canina, quello un po' più la maremmana, però va detto una cosa, materie prime di altissimo livello. Sempre, è la cosa fondamentale. Quindi ragazzi, se venite qua trovate un sacco di carne sfiziosa, roba estera pure, roba amarezzata, l'italiana ce l'hai. Sempre, a patto che sia quella vera. Soddisfi i tuoi livelli. Assolutamente. Mamma mia, comunque ragazzi, che giornata meravigliosa. Io erano anni, lo ammetto, erano anni che volevo fare questo confronto tra chianina e maremmana, perché a volte mi criticano perché parlo troppo della carne estera o della carne marezzata, ma c'è anche quella, no? Noi esploriamo, ragazzi, tutto il mondo carnivoro in tutte le sue forme, in tutte le sue gradazioni di grasso.
Ok, sono felicissimo di aver visto questo posto, vi consiglio di venire a trovarlo perché è un posto meraviglioso, seguiteli sui social perché meritano, mi raccontano tante storie golose, penso di aver detto tutto, spero ragazzi davvero che questo video vi sia piaciuto, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Ciao ragazzi!